Carlo Fruttero. Buonasera. 15 gennaio 2012. Muore a Castiglione della Pescaia lo scrittore e traduttore Carlo Fruttero. Nato a Torino nel 1926, negli anni 50 inizia il lungo sodalizio artistico con l'amico Franco Lucentini, durato fino alla sua morte, avvenuta nel 2002. Insieme pubblicano numerosi romanzi di genere poliziesco, come La donna della domenica, capostipite del giallo italiano, poi divenuto un film diretto da Luigi Comencini nel 1975. Scrivono anche articoli, traduzioni e per la casa editrice Mondadori curano la collana di fantascienza Urania. Grazie a loro questo genere letterario non sarà più considerato un intrattenimento di basso livello. Nel 1994 arrivano in Rai con L'arte di non leggere. Nel 2010 Carlo Fruttero riceve il premio Campiello alla carriera.